cielo sopra Pechino. Storie dall'Asia di frontiera. Sta arrivando la fine di marzo e il cielo sopra Pechino torna, questo sabato, e vi torna a raccontare storie che in questo periodo gioco forza hanno a che fare con un unico grande tema, ovvero la pandemia globale. L'abbiamo fatto in mille modi differenti, partendo da Wuhan per poi arrivare all'Europa, poi andare sulla corsa globale al vaccino, spostarci in diversi altri paesi, e oggi non farà differenza. E anche oggi ritroviamo prima di tutto dall'altro capo di questo telefono virtuale il nostro Gabriele Battaglia, che si trova naturalmente a Pechino, dove si respira una libertà, come dire, un po' particolare. Ciao Gabriele. Buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno ascoltatori. Bene, sì, sono qui nella Pechino, sono rinchiuso a Pechino, diciamo, sono rinchiuso in Cina. Ma sono rinchiuso io in Cina o siete rinchiusi voi fuori dalla Cina? Questa è una domanda quasi filosofica, perché è giovedì e le autorità cinesi hanno varato una misura che vieta l'ingresso agli stranieri a tempo indeterminato. È una misura che loro stessi dicono che è temporanea, che insomma dipenderà un po' probabilmente da come si evolverà la pandemia di coronavirus nel resto del mondo. Insomma, non si fidano, e questa misura va letta insieme a un altro provvedimento, perché adesso anche le compagnie aeree cinesi e stranieri potranno compiere un solo volo settimanale da e verso l'estero, o dal vostro punto di vista da e verso la Cina, con un carico massimo di passeggeri che è il 75% rispetto alla capienza dell'aereo, quindi si sta anche larghi sull'aereo. E insomma, la Cina si chiude, chi è fuori è fuori e chi è dentro è dentro. Il problema qual è? Il problema è che nelle ultime settimane i nuovi casi segnalati di coronavirus arrivano soprattutto da fuori, proprio dall'estero, e quindi le autorità temono che la tanto paventata nuova ondata che potrebbe arrivare sia di importazione. Però va detta un'altra cosa, che secondo i dati ufficiali è ben il 90% di questi casi di importazione sono relativi, cioè si tratta di cittadini cinesi di ritorno. Il 40% di questi sono studenti all'estero, ragazzi cinesi che studiano in America, in Inghilterra, in Svizzera, dove vi pare, e che poi cercano in questa fase di riparare e tornare a casa in Cina dalla famiglia, visto che l'emergenza si sta estendendo altrove. Ma Pechino non può impedire a questi ragazzi, e non solo ragazzi, di rientrare, ai propri cittadini di ritornare a casa. Allora che cosa fa? Cerca di scoraggiarli limitando i voli, facendoli costare tantissimo, perché adesso un volo da e per la Cina costa un occhio della testa, ma facendo vedere che con i Huawei, con gli stranieri, le misure sono ancora più draconiane, più drastiche. Insomma, caro ragazzo che vuoi rientrare dalla Cina, io ti metto un po' i bastoni tra le ruote, ma guarda che proprio quelli lì, gli stranieri, non ci entrano proprio. E poi c'è forse anche un altro aspetto propagandistico, cioè quello dell'origine esogena del SARS-2, che però questo è un gioco, diciamocelo, anche un po' pericoloso, perché potrebbe dare luogo a recrudescenze razziste verso noi altri stranieri che siamo chiusi qui dentro. C'è già qualche segnale, c'è un documento delle Nazioni Unite qui di Pechino che denuncia che alcuni loro dipendenti sono stati oggetto di insulti. Il popolo cinese non credo sia un popolo particolarmente razzista, però chiaramente se il pericolo viene da fuori, poi magari anche la reazione si rivolge contro lo straniero di turno. E quindi in questo momento cosa succede? Che si stanno riaprendo Wuhan e lo Hubei, e al tempo stesso si chiude con l'estero. Però c'è uno studio che è stato pubblicato da The Lancet, la rivista scientifica, e ripreso poi da diversi media internazionali, che mette in guardia su una prematura, affrettata e troppo rapida riapertura dello Hubei e di Wuhan, appunto le aree focolaio del virus, perché dice che la seconda ondata potrebbe arrivare proprio da lì, da dove è arrivata anche la prima. Insomma, stiamo a vedere. Ma passiamo ad altro.
Sì, insomma, perché questo ritorno a una normalità che poi tanto normale non è, infatti più che altro si può parlare di una nuova ricerca, di una nuova normalità, la mettiamo per il momento da parte, perché c'è un altro paese di cui si è parlato abbastanza anche sui media italiani in questi ultimi giorni, in cui si dice, bah, va tutto benissimo, non c'è nessun problema, qui siamo in piena normalità, ed è il Giappone. Così tanta piena normalità che le Olimpiadi di Tokyo previste per quest'estate sono state spostate di un anno. Ma non andiamo troppo avanti nel tempo, rimaniamo sul qui e ora e ci facciamo aiutare quest'oggi a scavare all'interno della epidemia vista dal Giappone da Marco Zappa, ricercatore in studi sul Giappone presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Prima di tutto, Marco, grazie per essere con noi oggi. Grazie Marco e buongiorno a tutti. Prima di buttarci proprio in questa storia, beh, prendiamo un po' di respiro, ci mettiamo tutti comodi e ti sfruttiamo anche per scegliere il primo pezzo che mandiamo in onda. Il primo pezzo di oggi è Tabla and Rap di Yu Zan, Tamaki Roy e Cinza Topless. Hibi 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 i kanji indo nippon good music hiroi sekai subete sekai Yu Zan to kaka to moshibunai kore tabla to rap naka yoku yaru naka yoku naru to nanka yoku naru kore tabla to rap naka yoku yaru naka yoku naru to nanka yoku naru harubaru koko Tokyo genzai ichi super sashi suseso awa se waza ari ippon hip hop nihongo hiragana katakana eigo mo shoushou gutsu gutsu nikon groove suru flow kudarane koto ii baka wara yureru permanent hanpane mumbai bai jikomi no bomba hok chikoku toka de ichiichi ira ira shinai hiroi kokoro mota otuna ni naru an sore ga real an indo jin style de aru demo jikan mamoru nipponjin style suki na tabemono wa kare rice so iya chapati tte tabeta koto nai mono tabete mitai hibi 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 ii kanji indo nippon good music hiroi sekai subete sekai yuzan to kaka to moshibunai kore tabla to rap naka yoku yaru naka yoku naru to nanka yoku naru kore tabla to rap naka yoku yaru お互い疲れるんです。なるべくしない方がいい当たり前。当たり前がなかなか難しい。ガンジガラメインがオウホウ。気づいたからこそ無非暴力。盲目目には目はには。心落ち着かせて今日は。怒ら。よく聞きなさい。無茶するやつは地球滅ぼす半分。よく焼けたな。お茶するだけで気分良くなる肩の力抜いてリラックス。ほのぼのマックスサンクス。ありがとうダンニャワン。楽しさナンバーワン。ヒビヒビヒビいい感じ。インドニッポングッドミュージック。広い世界すべて世界。ユザンとカカとモシブナイ。ヒビヒビヒビいい感じ。インドニッポングッドミュージック。 Dunque, cari ascoltatori, bene, voi forse avrete sentito nei giorni scorsi che è salito alla ribalta un nome un po' strano, il nome di Avigan, che sarebbe un farmaco miracoloso che si dice ha dato ottimi risultati a livello sperimentale nella cura del coronavirus con pazienti che già ce l'avevano. È un farmaco antinfluenzale,
è un farmaco che è stato brevettato in Giappone e che è stato utilizzato a livello sperimentale anche in Cina. Ha una storia particolare, ce la facciamo raccontare da Marco Zappa, perché nei giorni scorsi io personalmente, non so voi, ma ho ricevuto tantissime mail, messaggi, messaggini da persone che mi chiedevano: ma tu sai qualcosa di questo Avigan? No, non ne so assolutamente nulla e quindi lo chiedo proprio a Marco. Allora, intanto grazie Gabriele della domanda e grazie dell'invito anche per fare chiarezza su questa questione. Come tutti, anche io appunto esattamente come Gabriele, sono stato interpellato da amici e ho ricevuto numerose richieste anche da persone che tra l'altro lavorano nel settore sanitario su questo farmaco miracoloso che viene dal Giappone. Ne ho approfittato insomma per fare qualche ricerca. Chiaramente bisogna subito dire una cosa: non è un farmaco miracoloso, non dà gli effetti di cui tanto si è parlato e soprattutto non dà gli effetti che noi insomma in questo momento di crisi speriamo. La sperimentazione è stata fatta, sì, come dicevi tu giustamente Gabriele, ma su un campione estremamente limitato. Lo stesso governo giapponese, tramite dei funzionari del Ministero della Salute, del Welfare e del Lavoro, ha chiarito, ha specificato che l'Avigan, come altri farmaci antivirali, è efficace, è stato efficace nei primi giorni del contagio, quindi su pazienti che avevano sintomi estremamente lievi, ma chiaramente la sua efficacia è paragonabile a quella di tutti gli altri farmaci che si stanno sperimentando in questi giorni. La questione interessante intorno all'Avigan è che questo farmaco è stato ufficialmente sponsorizzato dalla Cina, da uno studio cinese in particolare eseguito su, mi pare, 340 pazienti, ma a tutti gli effetti in Cina è stato utilizzato un farmaco prodotto da una casa farmaceutica cinese, quindi la casa farmaceutica giapponese che inizialmente aveva prodotto il principio attivo, il farmaco Avigan vero e proprio, non ne guadagnerebbe né in termini di immagine né in termini economici. Fatto sta che questo ha prodotto appunto una sorta di cortocircuito diplomatico, per cui la Cina di fatto sponsorizza un farmaco giapponese che poi viene preso a modello e si crea un po' il mito dell'assoluta efficacia di questo farmaco, nonostante appunto in Giappone questo farmaco non sia in commercio, ma abbia avuto un permesso, diciamo, limitato per quanto riguarda lo stoccaggio, un permesso ovvero di circolazione limitato per quanto riguarda solo lo stoccaggio e l'utilizzo in situazioni di assoluta emergenza, ovvero sia situazioni in cui è comprovato il fatto che altri farmaci antivirali al momento allo studio, appunto in tutto il mondo, non riescano ad attaccare, non riescano a risolvere eventualmente un'epidemia provocata da un ceppo influenzale nuovo. Tutto ciò appunto poi ci porta un po' alla nostra realtà italiana, se vogliamo, e ai video insomma che tutti in questi giorni abbiamo ricevuto. Ecco, infatti, proprio su questo credo ci sia bisogno, senza nemmeno rimandare a quel video, perché non vorrei nemmeno fargli troppa pubblicità, visto che effettivamente aveva un tono, un modo che può tranquillamente essere lasciato indietro. Ma ecco, quanto quindi di quello che viene raccontato è vero? Perché a questo punto viene da chiedersi: ma quanto c'è di normale e di risolto nel Giappone del 2020? Di normale e di risolto al momento, stando alle cifre, c'è sicuramente un contagio rallentato rispetto ad altre parti del mondo, o comunque una diffusione estremamente di grado inferiore rispetto ai vicini asiatici, rispetto all'Europa, rispetto agli Stati Uniti. Sta di fatto che però circolano ormai da molte settimane, da due mesi ormai, da quando sono emerse le prime notizie circa il contagio a Wuhan in tutta la Cina continentale, circolano dei dubbi sull'affidabilità dei numeri e comunque delle contromisure adottate dal governo giapponese. Queste perplessità sono aumentate nelle ultime 48 ore,
proprio perché la situazione sembra insomma un po' essere precipitata dopo l'annuncio dello spostamento, della cancellazione per quest'anno almeno delle Olimpiadi estive. Infatti in realtà bisognerebbe fare un passo indietro. Il passo indietro lo possiamo fare fino al, diciamo, al 13 marzo scorso, giorno in cui il Parlamento giapponese ha approvato una misura che ha concesso di fatto al primo ministro Shinzo Abe il potere di dichiarare un'emergenza nazionale, quindi naturalmente di introdurre misure, le famose misure draconiane di cui sentiamo parlare ovunque in questi giorni. Questo è una cosa chiaramente inedita nel Giappone del dopoguerra, e nonostante appunto le rassicurazioni dello stesso Abe il giorno successivo, il 14 marzo, sul fatto che non, a suo parere, a parere degli esperti del governo, non c'erano le condizioni per dichiarare subito, immediatamente, lo stato di emergenza, ecco, comunque ora ha questo strumento in più. È uno strumento a tempo limitato, quindi diciamo sono poteri eccezionali, poteri di emergenza just in case, quelli a cui, ecco, Abe farebbe ricorso per un tempo limitato, ovvero da qui a 2 anni può avere il potere di chiamare lo stato di emergenza. Subito, immediatamente, ripeto, ha subito specificato alla stampa che non c'erano le condizioni, il contagio da Covid-19 era abbastanza contenuto e quindi non c'erano le condizioni per dichiarare un'emergenza nazionale sullo stile italiano, ma gradualmente sono aumentati i comunicati ufficiali, soprattutto dopo l'annuncio della cancellazione delle Olimpiadi del 2020, di quest'estate, degli appelli alla popolazione, ad esempio della governatrice di Tokyo, a comunque evitare assembramenti, a evitare eventi di massa, cercare di uscire il meno possibile, che insomma fanno capire che anche in Giappone si stanno allarmando, o comunque con il fatto che le Olimpiadi sono state definitivamente spostate al 2021, probabilmente c'è più libertà anche di essere, di dare, ecco, dei segnali forti alla popolazione, quindi invitare la popolazione a stare naturalmente più attenta a determinati comportamenti che in realtà vanno a sottolineare alcuni aspetti comunque già molto molto presenti nella società giapponese: l'utilizzo delle mascherine non appena qualcuno ha un primo minimo sintomo influenzale, comunque la diffusione massiccia in qualsiasi luogo pubblico di disinfettanti mani, penso ad esempio alle stazioni, penso ai centri commerciali, agli uffici. Queste sono cose che già prima dell'emergenza Covid-19 esistevano in Giappone ed erano molto diffuse, e secondo alcuni sarebbero, ecco, degli elementi che avrebbero rallentato il contagio. C'è poi un discorso forse più interessante da fare sulla diffusione comunque degli ospedali, ad esempio in una grande città come Tokyo, in un circondario, in un quartiere, ci sono più ospedali, magari di piccola, media dimensione, ecco, un modello forse che va un po' in direzione opposta a quello che stiamo vedendo in Italia, dove invece il sistema sanitario sta cercando di centralizzare, e che potrebbe essere più efficace nel caso di, insomma, un contagio più diffuso. Spaventa sicuramente le autorità giapponesi il fatto che comunque la popolazione over 65 sia quasi il 25% della popolazione totale del Giappone, che quindi queste fasce di popolazione siano estremamente esposte a un contagio da Covid-19. Si discute molto sul fatto che comunque in Giappone ci siano delle misure preventive, ripeto, ancora precedenti all'attuale situazione, all'attuale contagio, diciamo all'attuale contagio da questo nuovo ceppo di coronavirus, che effettivamente terrebbero un po' più immuni anche le persone più anziane, naturalmente più vulnerabili. Marco, ti stiamo facendo parlare moltissimo e approfittiamo ancora della tua presenza, della tua pazienza per qualche minuto, ma
Dobbiamo rimettere un po' in ordine le idee. Abbiamo detto molte cose, anche gli ascoltatori e le ascoltatrici vorranno provare a mettere un po' in ordine i pensieri. E allora, un po' di musica ancora, che cosa ci fai ascoltare? Vi faccio ascoltare un'altra canzone, diciamo, dall'indie rock giapponese, D.A.N. Gana. But the heart is also heavier. The beautiful engineers are all dead. The secret technicians conspire for their own glamour. But the heart is also heavier. The beautiful engineers are all dead. The secret technicians conspire for their own glamour. In the future, in the future, but now drink vodka, lament security forces. But the heart is also heavier. The beautiful engineers are all dead. Rai onna sera kani.
Dunque Marco, si è sentito parlare molto dei vari modelli, il modello cinese, il modello coreano, il modello taiwanese, il modello di Singapore, i modelli orientali a cui anche i nostri qua e là cercano di ispirarsi. Bene, il modello giapponese esiste? Che cos'è? Il modello giapponese è in questo momento un mito, nel senso non esiste un vero e proprio modello giapponese, se non per il fatto, e qui mi ricollego a quello che ho detto poco fa, che probabilmente il caso ha voluto che alcune misure preventive, comunque già presenti sul territorio dell'arcipelago, abbiano effettivamente rallentato il contagio. Ciò detto, mi pare ovvio che in realtà il modello giapponese sia quello del tenere molto sottostimati i numeri e quindi eseguire un bassissimo numero di test e non provocare situazioni che potrebbero potenzialmente condurre a un'emergenza nazionale o comunque a un panico diffuso nella popolazione. Quindi mantenere il numero di test bassi e di conseguenza comunicare un numero molto esiguo di persone positive al test. Questo sta naturalmente cambiando con il fatto che è arrivata l'ufficialità dello spostamento delle Olimpiadi dal 2020 probabilmente al 2021, tanto che pochi giorni fa il governo insomma ha comunicato di voler impegnarsi ad aumentare il numero di test al giorno, arrivare più o meno a un target di 8.000 al giorno. Bisogna considerare il fatto che al momento sono stati resi disponibili i risultati di 32.000 test, che però sono stati condotti più delle volte sulle stesse persone, quindi al momento risulta che il Giappone abbia testato appena 16.000 persone, 16.500 circa, che è appunto un numero bassissimo rispetto alla vicina Corea del Sud, ma anche rispetto ad esempio all'Italia. Esatto, quello del test rimane quindi un aspetto cruciale, ma visto che il tempo a nostra disposizione non è infinito, io vorrei portarti in conclusione su quest'altro tema che abbiamo appena sfiorato, ovvero le Olimpiadi, perché è arrivato effettivamente il rinvio ufficiale, ci manca la data in cui saranno poi effettivamente tenute queste Olimpiadi Tokyo 2020, sappiamo che rimarrà il nome, ma ecco, questa scelta è stata veramente dolorosa per il paese, ci si è messo tanto e insomma, perché ci si è messo così tanto, soprattutto di fronte a quali prezzi da pagare ci si trova adesso? Ci si è messo tanto perché le Olimpiadi del 2020 erano parte della grande ristrutturazione economica lanciata dal primo ministro Shinzo Abe a partire dal 2013, era la grande scommessa del premier giapponese, che non a caso insomma è stato in grado, ha cercato in tutti i modi di prolungare il proprio mandato fino a quest'anno. L'anno prossimo probabilmente sarà il suo ultimo anno di mandato, quindi insomma arriverà al limite. L'impatto però più forte, al di là della scommessa personale, al di là della mobilitazione nazionale che si è vissuta in questi 7 anni, dello stravolgimento ad esempio anche della stessa città di Tokyo, che ha visto molti edifici, molti luoghi simbolo come lo stadio nazionale essere stravolti in nome delle nuove Olimpiadi. Ecco, l'impatto più forte sarà sicuramente sull'economia, perché il turismo, che era una delle industrie su cui si puntava di più, gioco forza, sarà ridotto al minimo. Tutto l'indotto, come dire, che le Olimpiadi avevano portato, anche ad esempio l'ospitalità in diverse zone, anche nelle zone diciamo colpite nel 2011 da terremoto e tsunami, potevano portare effettivamente un rinnovamento, comunque un minimo di ricostruzione anche dal punto di vista economico. Ecco, questo probabilmente verrà posticipato, salterà per quest'anno e dati del governo, dati del governo giapponese diffusi proprio oggi, prevedono già una recessione tecnica per quest'anno. E non è una buona notizia, insomma, per Abe, che ha puntato molto sulla politica economica per restare al potere in questi ultimi 7 anni. Anzi, quante volte abbiamo sentito parlare di Abenomics? Ecco,
Le conseguenze quindi sono tanto in termini di immagine quanto in termini economici, ma ecco, una sensazione a pelle. Si riusciranno a realizzare per davvero queste Olimpiadi? Cioè ci sarà questo grande momento per Shinzo Abe? Questa è una buona domanda e probabilmente se la situazione ritornerà sotto controllo probabilmente ci sarà. Sarà appunto forse il sipario che calerà su questo lungo periodo in cui Shinzo Abe è stato al potere e di fatto è il capo del governo più longevo del Giappone nel dopoguerra. Quindi probabilmente lui sicuramente si augura che sia così, insomma il suo nome rimarrà nei manuali di storia, però bisogna vedere, chissà se effettivamente questo nuovo coronavirus non metterà un po' in crisi anche i piani di ritardo o comunque di sospensione delle Olimpiadi e non porrà altre sfide forse ancora più difficili da contrastare, insomma da vincere. Benissimo, abbiamo fatto tardissimo ragazzi e quindi direi che è il momento di tagliare, ma magari ritorneremo anche in futuro sulle vicende di farmaci miracolosi che speriamo ci aiuteranno a superare questa fase di crisi sanitaria globale. Salutiamo Marco Zappa che ci ha aiutato in questa nostra puntata e lascio la parola a te Marco. Sì, noi ci risentiamo tra 7 giorni per riprendere il nostro viaggio, la nostra trasmissione Nomade Non Si Ferma Mai. Marco Zappa, allora grazie davvero e buon fine settimana anche a te. Grazie Marco, grazie Gabriele, buon fine settimana. E buon fine settimana a tutte e a tutti voi all'ascolto. Ci sentiamo ovviamente sulle frequenze di Radio Bequit e come ogni settimana anche sui nostri social. Ciao Gab! Ciao! Il cielo sopra Pechino. Storie dall'Asia di frontiera.